Una sede più grande ma soprattutto sostenibile. La TUA, l'azienda unica di trasporto abruzzese, annuncia la realizzazione di un hub che diventerà fruibile da fine novembre. L'area di circa 6.300 metri quadrati a Brecciarolo in via Cigno prevede la realizzazione di 46 stalli per gli autobus e 10 per i dipendenti. Nel progetto è previsto anche un edificio destinato ai servizi con una superficie pari a 110 metri quadrati che ospiterà la sala per il personale di guida e servizi. Igienici. Questo è il primo deposito che possiamo definire ecosostenibile al 100% perché sarà alimentato completamente con l'energia che ricaveremo dalla produzione dei pannelli fotovoltaici che saranno posti a copertura fra l'altro anche dei nostri autobus, quindi un deposito completamente nuovo, innovativo, pensato per sistemare meglio i nostri dipendenti qui in questo spazio che c'era a Chieti e siamo contenti di averlo messo su anche in pochissimo tempo perché era un qualcosa che ci chiedevano soprattutto i nostri dipendenti, cioè migliorare le loro condizioni di lavoro. La parola d'ordine resta la sostenibilità e la Regione Abruzzo lancia nuove sfide. Ho già lanciato la proposta al Presidente di creare una comunità energetica dove in effetti magari cittadini, TUA insieme ad altre imprese che si trovano intorno a quest'area possono produrre energia elettrica green, quindi dal fotovoltaico, e iniziarci quindi anche a guadagnare qualcosa. Credo che sia assolutamente un passo in avanti che TUA sta facendo, che la Regione Abruzzo sta facendo e che stanno facendo i lavoratori di TUA lavorando quindi in quest'area. Presente anche il capogruppo di Forza Italia Mauro Febo. Avevo sollecitato un deposito TUA decoroso sia per la città di Chieti che per i dipendenti. Il presidente De Angelis è andato oltre. Ora attendiamo novembre.